Buongiorno, 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata ai titoli azionari, quelli più importanti del paniere FTSE MIB, anche quelli più richiesti su Investing. Saluto il pubblico di Investing, però se vuoi tutta l'analisi completa tutti i giorni dopo la chiusura di Piazza Affari te la faccio io, ti faccio un video con tutti e 40 titoli, ti spiego come viene realizzata la mia strategia e come interpretare, contestualizzare quello che è l'indicazione operativa. Trovi tutto questo all'interno della Trading Zone, un servizio gratuito al cui interno dentro ci sono però dei servizi premium che vedete qui. Cliccando in adesioni trovate le varie opzioni, guardate i vari nomi. Qui ci sono, vedete adesso, degli aggiornamenti. Questa è quella mia, Renato De Carlos, il video di ieri. Poi faccio anche durante la giornata altri commenti, considerazioni e grafici. Se vi abbonate al 6 mesi avete anche gratis il videocorso che ho realizzato sempre io sulle Equinasci, non solo sui titoli azionari ma anche su indici Forex, materie prime. Quindi vieni, 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 vieni nel mio sito renatodecarolis.it, cercami su Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, sono dappertutto la tua ossessione. E allora andiamo subito a dare un'occhiata a mercati ieri, che botta che hanno preso. Cominciamo come sempre da Eni, che è lì, siamo sul supporto 6.426, continua a non reagire, partenza al rialzo, poi in ribasso, adesso è tornato segno positivo, ma il grafico rosso sopra il giornaliero Equinasci è debole, sotto il grafico a un minuto. Bancari sotto pressione, Intesa porta a 7,87, quasi 8 punti percentuali la flessione da quando c'è stata la candela rossa il 13 ottobre. Occhio, occhio, che se capitola butta giù questo livello, il successivo, c'è questa ex resistenza 1,45,66, ma poi c'è quello sui minimi di marzo, scusate. Guardate invece Unicredit che ha anticipato di una seduta, già siamo quasi 9 punti percentuali in questo momento, 1,23, e siamo sul livello dei 6,784, prossimo è 6,249. Telecom Italia, mezzo punto percentuale al ribasso, non reagisce ancora come ha fatto qui inizialmente 5 ottobre, vediamo se tornerà al colore verde. Fiat invece c'è il verde, ieri si è avvicinata alla parte bassa del trading range 10,098 e adesso chissà, riprende la corsa verso 10,84. Non c'è nulla di nuovo da segnalare fino a quando non si esce da questi due livelli. Infine Azimut, che non lo tratto ma so che è molto richiesto, me lo chiedete in tanti. Ieri c'è stata una candela rossa sulla resistenza 16 e 31, che è stato anche un ex supporto ed era stata anche resistenza qui. Vedremo, vedremo insomma come andrà nelle prossime giornate. Dai, ti aspetto nella Trading Zone, buona giornata e buon weekend, ci rivediamo lunedì con una nuova video analisi. Grazie, arrivederci.